Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Il prossimo Grande Fratello è alle porte, e l'attesa per il nuovo cast si fa sempre più elettrizzante. Anche quest'anno, il reality più famoso d'Italia vedrà la partecipazione di VIP e NIP, ovvero persone non note al grande pubblico. Recentemente, Alfonso Signorini ha dato il via ai casting in modo originale, invitando chiunque voglia entrare nella casa a scrivergli un messaggio privato su Instagram. Questa mossa suggerisce che Signorini voglia conoscere meglio i futuri concorrenti, per evitare gli errori della scorsa edizione. La maggior parte del cast, infatti, non è riuscito a creare dinamiche interessanti, con molti spettatori delusi dalla presenza di gruppi che si coalizzavano contro l'attrice. Inoltre, molti fan chiedono di non dare spazio a pseudo-influencer o persone in cerca di fama, ma sembra che questa richiesta non sarà soddisfatta. Secondo Amedeo Venza, infatti, gli autori avrebbero contattato Cristiano Iovino e sarebbero in trattativa per farlo entrare nella casa. Iovino è diventato famoso per un presunto flirt con Ilary Blasi, essendo l'uomo del caffè di cui la conduttrice ha parlato nel documentario Netflix Unica. Non solo avrebbe ricevuto una somma ingente da Francesco Totti per rivelare la sua relazione con l'ex moglie, ma sarà anche coinvolto nel processo tra i due ex coniugi. Recentemente Iovino è tornato alla ribalta per una rissa con Fedez, che avrebbe organizzato un pestaggio contro di lui, risolta con un pagamento di circa 500.000 euro da parte del rapper. I fan del Grande Fratello sono contrari alla sua partecipazione, desiderosi di vedere personaggi autentici e disposti a mettersi in gioco, stanchi dei soliti volti senza meriti particolari. Tuttavia queste sono solo indiscrezioni, e non vi è ancora conferma ufficiale dell'ingresso di Cristiano Iovino nel reality. Voi cosa ne pensate? Favorevoli o contrari a Iovino nel prossimo Grande Fratello? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!